2021 continua. Ci troviamo allo stand di Grima Group, proprietaria del marchio Doge, e siamo in compagnia del suo direttore generale, Roberto Marchetto. Roberto, benvenuto. Grazie mille e grazie dell'invito. Buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Questa è la fiera della ripartenza. Ormai lo stiamo dicendo davvero in tutte le nostre interviste, vista la gran quantità di pubblico presente nei corridoi, negli stand, tutti interessatissimi, tutti carichi di ottimismo. Siamo ormai, possiamo dire, al quinto giorno. Qual è la vostra sensazione in merito? La sensazione è davvero piacevole, perché si sente, si vede, si tocca con mano la volontà e la voglia delle persone a stare insieme, a ritrovarsi e a riprendere la vita normale, chiamiamola così. Detto questo, Grimac, che ho il piacere e l'onore di guidare, ha colto e vuole cogliere questa occasione per presentare una veste completamente nuova. Grimac è un marchio storico italiano, molto conosciuto, e si presenta qui con molte novità. La principale è una reinterpretazione dell'azienda, e quindi la presentazione e la specializzazione del marchio Grimac nel versante OCS, e quindi del porzionato, e quindi la capacità, la voglia di un'azienda di rappresentare questo segmento di consumo domestico e fuori, diciamo, dall'oreca. E invece, per la parte professionale, andiamo a recuperare un marchio di nostra proprietà, che è storico, che rappresenta una grande parte della storia anche della professionale in Italia, e che ha un, diciamo, un potere evocativo e storico importante, il marchio Doge, che noi dedichiamo in questo caso e dedicheremo alla fascia professionale. Infatti, intorno a noi, lungo il perimetro dello stand, ci sono tutte le macchine della linea Doge in esposizione. Immagino sia la novità che andate a presentare in questa occasione. Sì, abbiamo fatto una scelta precisa. In questo stand, che abbiamo curato in maniera particolare, la scelta architettonica e di design non è casuale. Abbiamo deciso di presentare solo il nuovo, solo le novità. Infatti non c'è nessuna macchina che appartiene al range conosciuto, ma presentiamo solo il futuro dell'azienda. Qui presentiamo tre scenari. Il primo scenario è quello che è di derivazione dai cambiamenti degli ultimi due anni, e cioè la voglia della gente, delle persone, di avere un caffè buono come al bar anche fuori dal bar, a casa, in ufficio, nei luoghi di lavoro, e adesso con lo smart working quindi ancora casa e fuori dai luoghi classici del lavoro. In questo caso proponiamo la Phoenix, una semi professionale che può essere gestita sia da tanica interna al serbatoio sia con la pompa volumetrica, che però è adatta a dei consumi limitati di caffè. Poi presentiamo un secondo scenario, cioè una macchina professionale per l'oreca, una macchina che si colloca, diciamo, nel segmento medio del settore, ma con una serie di novità e di carica innovativa interna che dal nostro punto di vista, ovviamente da testare col giudizio dei consumatori e dei baristi, però con una carica innovativa estremamente importante. Il nostro sforzo qui è di dare la possibilità, in una fascia, diciamo, non top, ma di avere un pannello di controllo e di regolazione della macchina del tutto inusuale per questa fascia. L'ultimo scenario è quello di una specialty, e cioè di una multiboiler che si colloca esattamente nella passione per il caffè, cioè è dedicata a coloro i quali vogliono governare tutto il percorso di estrazione del caffè, dalla pre-infusione fino all'estrazione, fino al risultato in tazza.
È una macchina molto complessa, molto specifica, che però sta dando una grande soddisfazione e soprattutto sta suscitando un vero interesse da parte degli operatori, degli specialisti. Beh, sono tre linee all'interno del marchio Doge, estremamente sobrie quanto professionali. Poco fa mi spiegavi che nel caso della super professionale c'è anche la predisposizione per un controllo remoto bidirezionale che in futuro potrà essere applicato alla macchina. Sì, abbiamo sviluppato questo aspetto, è un aspetto che suscita e viene richiesto, è evidentemente uno dei canali di sviluppo futuro e di implementazione di questo tipo di macchine, che viene dedicato proprio a coloro i quali intendono governare tutto il processo e tutta la macchina in qualsiasi momento, o vicino o lontano. E allora, per chiunque nel frattempo è andato a incuriosirsi osservando le macchine che venivano visualizzate mentre tu parlavi e desidera entrare in contatto con voi per richiedere maggiori informazioni e chissà diventare poi vostro cliente, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere per avere maggiori informazioni? Tanto per non badare a spese ve ne do due. Uno è quello ufficiale dell'azienda, info@grimac.it, oppure per chi vuole colloquiare direttamente con me, r.marchetto@grimac.it. Grazie per il prezioso contributo, Roberto. Noi ci rivedremo, immagino, nella prossima manifestazione dedicata alla distribuzione automatica e all'OCS Venditalia 2022, il 25 maggio del prossimo anno. E in quell'occasione, sono assolutamente certo, presenterete quella che oggi è ancora un prototipo, una piccola macchina OCS tutta fatta in Italia con dei brevetti esclusivi. Sicuramente sì, ci diamo appuntamento a quella data, il 25 maggio, e lì presenteremo la nostra AVSA, che è oggi un concept che però sul quale noi crediamo molto. Grazie mille.